benvenuti e bentornati sul mio canale. Stanno iniziando ad arrivarmi i pacchettini che vi dissi l'altra volta, che sono quelli che stavo aspettando di più. E quindi io inizierei subito da questi qua piccolini. Non mi ricordo mai, visto che ci vuole tipo un mese che mi arrivi, no? Non mi ricordo mai precisamente cosa siano. Adesso mi ricordo. Allora. No, vabbè. Non guardate le mie unghie che fanno veramente schifo. Però abbiamo questo stampo, che è quello con la luna, con il gattino di Sailor Moon, con Luna, Luna e Luna. E questo che è finalmente è quello della spilla di Sailor Moon, se non sbaglio, della prima serie. Ecco, forse così la vedrete meglio. Vi metto sempre giù i link nell'info box, vi faccio vedere un po'. Che carini! Sono forse 10, non c'è scritto qui quanti sono. Sì, penso che saranno una decina. E sono dei charm in resina. E servono per fare, appunto, vorrei fare gli stampi. E sono di vari colori, ovviamente poi questi li utilizzo perché sono bellissimi. E sono veramente con i solchi, con i buchini. Quindi praticamente riuscirò con la gomma siliconica a fare tutti quanti i dettagli. E ve li caccio qui così li vedete. E sono di vario colore. Vabbè, non vogliono stare su. Sono di vario colore e sono i joystick stupendi, questi. Apriamo il paccone grande, che veramente non ho idea cosa sia. Forse è il pacco che aspettavo da Bon Pretty Store. Non lo so, vi dico subito. Lo scopriamo insieme. Quanto devo spacchettare! Sì, è il pacco di Bon Pretty Store, finalmente è arrivato. E adesso vi mostro quello che c'è. Sono passati forse 2 mesi da quando l'ho ordinato, quindi non mi ricordo. Sapete che io ogni mese faccio la collaborazione con Bon Pretty Store. E vi lascio sempre giù nell'info box tutti quanti i link. E avete sempre anche con il codice sconto, che se non mi sbaglio è ILA10. Vabbè, ve lo lascio sempre da qualche parte. Avete lo sconto del 10% per gli acquisti su Bon Pretty Store. Ah, ok, adesso mi sono ricordata. Ve li apro così ve li mostro. E sono praticamente le penne che si inserisce l'acqua qui dentro nel tubicino. Poi si chiudono così e poi si utilizzano come pennelli. E sono 3 perché credo che siano le punte di varia misura. Questo set l'ho preso perché avevo perso e non riuscivo a trovare il contenitore per avere i vari colori. Poi in realtà l'ho trovato ed è questo qui, però non guastano mai tanti colori. Perché quando utilizzo le tempere non so mai dove mettere il colore che mi avanza e poi lo devo sempre buttare o farlo giusto e quindi non riesco mai a capire quanto ne devo usare, così posso finalmente conservarlo. Ed è compreso nella confezione anche questi 2 pennelli qui, che hanno la punta piatta e sono delle setole acriliche. E poi questa è la confezione di tempere, penso che siano gli acrilici, che ovviamente potrò utilizzare anche con la resina, quindi sono troppo contenta. Poi questo, che dovrebbe essere un temperino, guardate che carino. No vabbè, questo sito ha delle cose troppo pucciose ed è un temperino bellissimo. Allora, praticamente è così, è chiuso, guardate, e poi fa così e si apre ed è un temperino fantastico. Poi qui è un ovetto, guardate, ma io non avevo visto che c'era questa cosa che si chiudeva e poi si riapriva. No vabbè, sto già facendo il macello come al solito mio. Vabbè, questo ovetto è troppo bello. E poi infine una cosa che cercavo da un po' di tempo, e sono queste graffettine qui di vario tipo. Ora si riesce ad aprirlo. No vabbè, ma sono cose troppo buggiose, guardate che carina. Sono tutte con il quadrifoglio, però il quadrifoglio è decorato in maniera diversa, ha 4 motivi diversi il quadrifoglio. Qui solamente a metà, qui con tipo come se fosse una foglia, qua il quadrifoglio normale e qua tutto traforato, stupendo. Mi sono arrivati altri pacchettini, questo grande spero che sia quello che penso.
Allora, iniziamo da questo piccolino e vediamo un pochino che cosa c'è dentro. Vi zoomo un pochino. Non mi ricordo assolutamente da chi l'ho preso. Ed è finalmente lo stampo a forma di diamante, che vedo sempre dalle altre creative. Mi piace tantissimo e finalmente ce l'ho anch'io. Poi andiamo avanti. Forse ho già capito cos'è. Allora, stiamo già perdendo i brillantini e non va bene. Ne è pieno il... Forse si è aperto qualcuno? No, ti prego, no. Sì, oddio. Allora, ho fatto pulizia perché praticamente erano quasi tutti aperti e quindi hanno perso un po' di brillantini, se posso chiamarli così. Sono delle scagliette di vario colore, sono dei rombi, quindi abbiamo questo blu. Poi questi neri, questo tipo un bronzo, cioè, poi questi arancioni, questi verdi, questi rossi, poi bianchi con però tipo bianchi da una parte e rosa dall'altro, all'altra. Poi abbiamo questi che sono argentati, questi viola. Questi gialli, poi abbiamo questi altri che sono tipo rosa antico, e in ultimo abbiamo questi che sono sì, tipo color oro, una cosa del genere, non so deciderli bene. Sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 colori. Questo è un sito che io conoscevo solamente su eBay e qualche volta ho comprato anche. Adesso ho aperto anche un sito vero e proprio ed è sempre, vabbè, cinese, e però ho la possibilità di comprare più cose insieme dello stesso venditore e anche, secondo me, a buon prezzo, sempre ovviamente rimanendo sotto i 22 euro per non pagare la dogana. Quindi intanto guardate questo pacchettino che è carino, è molto carinello. Era un po' di tempo che stavo cercando questi stampi per fare delle gemme e li ho trovati su questo sito, anche se so che ci sono anche singoli su AliExpress, però volevo comprare da questo sito e li ho comprati. L'ho presa a coppia in modo da poter fare degli orecchini e credo siano anche abbastanza lucidi. Sì, sono lucidissimi. Quindi a coppia così. Poi abbiamo quest'altra forma, che è la forma ovale, e anche questa qui l'ho prese sempre due per poter fare magari gli orecchini o i ciondoli a doppio con la stessa resina, perché altrimenti veramente è un macello ricreare sempre la stessa resina. Ho intenzione di fare degli orecchini magari con dei fiori, è una vita che voglio fare. Poi come stampi sempre ho preso questi qui, che vedete anche così, quindi non c'è bisogno che ve li apro, e sono degli anelli quantità 1, ma in realtà ce ne sono 2, quindi che va e vai. E sono degli anelli, spero che non siano, ho preso la misura più grande, spero che non siano piccoli, vabbè, per le mie dita no, saranno piccolissimi, però magari se li devo vendere che siano della dimensione giusta. E poi ho preso questo altro tipo di anello, quello diciamo che ha sopra una cosa che sporge, non so come spiegarvelo, però non è un anello rotondo normale, è rotondo e poi ha una specie di sporgenza qua sopra, non so sempre se avete capito, spero di sì. Quindi come stampi ok. E poi ho preso principalmente da questo sito per le catene, perché ho visto il video, non mi ricordo di chi, però mi ricordo che mi ha detto che si trova abbastanza bene, che fino adesso non ha avuto problemi per quanto riguarda l'ossidazione delle collane, perché a me le collane che ho preso si ossidano tutte col passare del tempo, e mi ha anche consigliato di prenderlo in lega di zinco, e che in lega di zinco sicuramente non si ossideranno. Vabbè, proviamo un pochino. E questa catenina così piccolina, e di qua ci farò diciamo 2 collane, anche poche insomma. Poi ho preso la catena a pallini, ed è la catena questa qui a pallini normale, diciamo più piccolina e non spessa come ce l'avevo come avevo le altre. Questa è un pochino più sottile. Poi di catene sempre ho preso anche questa, non so se riuscite a vederla, è quella diciamo normale che si utilizza sempre per le collane, per la maggior parte si utilizza questa, che è quella con gli anellini fatti in questa maniera, eccoli. E questa è un po' di più. Ah, c'è scritto qua, questo è 10 metri. Poi ho preso già che questi bracciali, che sono quelli stile tipo Pandora,
come quelli che ho comprato si sono anche quelli ossidati. Volevo provare questi e per vedere insomma come sono, perché anche questi sono in lega di zinco. Queste sono le catenine, quelle normali di stile Pandora. E man mano dovrò comprare anche gli accessori. E poi in ultimo ho preso queste, sono 12 braccialetti fatti così, molto carini, sempre in lega di zinco. Ultimo pacchettino finalmente che mi è arrivato, che era quello che aspettavo di più. L'ho già aperto per controllare qual era. E sono questi bellissimi cabochon che non vedevo l'ora che arrivassero. Ve li apro subito. Così praticamente posso finalmente fare tutti gli stampi che voglio. E anche magari iniziarli a vendere, visto che qualcuno di voi me l'ha richiesti. Guardate quanto sbrilluccicano, non penso che dalla fotocamera si vede, i colori sono meravigliosi. Allora, abbiamo questo qui che è un unicorno, molto carino, e mi sa che ne abbiamo anche un altro, no, solamente uno. La luna, questa qui, sono anche abbastanza lucidi e la cosa mi piace moltissimo. Una stellina, un'altra stellina, ok. Poi due cuoricini, sono tutti doppi tranne la luna e l'unicorno. Questi cuoricini, le due alette che le stavo cercando praticamente da una vita, sono fantastiche, non so neanche se riuscirò mai a riprodurre questi colori. E poi abbiamo questi cerchietti qua che sono sempre a coppia e sono due così. Quindi con questo pacchettino è tutto per questi acquisti fatti in questi paio di mesi. Io spero di riuscire a prendere il prima possibile la resina e la gomma siliconica, così facciamo nuovi stampi insieme. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!